con quella che è la linea politica della CGIL in generale e faccio parte della minoranza, ma perché penso appunto che dal basso e dai lavoratori possa venire la proposta, possa venire una campagna, possa venire una piattaforma e si possa anche trovare il luogo dove far vivere questa piattaforma e questa proposta. Prima di tutto ringrazio invece tutte le associazioni che portano avanti ormai da anni questa iniziativa, questa festa al Parco Robinson, perché è proprio nello spirito mio come individuo, non politico, cioè proprio come individuo, quello di vivere la riappropriazione degli spazi territoriali, di tutto ciò che c'è sul territorio. Non essendo cittadino di questa municipalità, io ci vengo tutti gli anni perché magari potessi avere una forza politica di movimento, di associazioni che riuscisse a darmi una mano anche su sto capo pianura a fare una cosa del genere, perché penso che c'è la necessità di farla in tutti i punti, in tutti i posti della città. Come seconda cosa invece, Gigino forse si è scordato, è una cosa importante da dire, dobbiamo dire che sull'Esplana è stato scritto un libro che dovrebbe uscire a momenti, che servirà, è già uscito, che servirà anche all'autofinanziamento e quindi invitiamo i compagni ad acquistare il libro, così l'autofinanziamento va all'esperienza della cooperativa e del lavoro, appunto di questa esperienza di occupazione, di proposta poi di produzione dal basso. E proprio di produzione dal basso non è possibile farla soltanto nelle fabbriche dove c'è la produzione materiale di un oggetto, ma la possiamo fare anche in sanità privata. Io sono un fisioterapista, lavoro per un centro di riabilitazione che è accreditato con il sistema sanitario regionale e praticamente io non mi sento un lavoratore privato, io mi sento un lavoratore pubblico perché l'imprenditore, che in questo caso è il prenditore, non ha il rischio di capitale, semplicemente prende i soldi delle prestazioni sanitarie dalla regione e paga quello che è il contratto di lavoro. Negli ultimi 2 anni, prima cosa, il nostro settore lavorativo non prevedeva la cassa integrazione, ma una cassa integrazione in deroga, che era una sorta di mobilità. Lasciamo stare che la cassa integrazione ce l'hanno rubata tutto quanto, quindi siamo tutti quanti più uguali, hanno redistribuito, noi che non ce l'avevamo pur tornata venire la cassa integrazione. Lasciamo stare questo. Però negli ultimi 2 anni appunto abbiamo avuto 1.800 unità lavorative nella provincia di Napoli in sanità privata, nella riabilitazione, che doveva fare ricorso alla cassa integrazione in deroga. Capirete che era un problema non di produzione, perché gli ammalati non si producono, gli ammalati ci sono. Noi trattiamo patologie genetiche, non possiamo controllare quanti ammalati o quanti ictati o quanti parkinsoniani ci saranno l'anno prossimo. Ci sono. Quindi non è una crisi produttiva, eppure c'era bisogno della cassa integrazione. Perché? Al di là della crisi strutturale economica della regione Campania, al di là della mancanza di liquidità, perché si è creato questo sistema semplicemente di speculazione, dove ad esempio il mio datore di lavoro ha un tetto di struttura annuale di 8 milioni di euro. Abbiamo fatto 4 calcoli, siamo 150 dipendenti, il suo profitto è di ben 3 milioni di euro. Perché abbiamo vissuto questi 2 anni di crisi di cassa integrazione, a un certo punto ci siamo rotti le scatole, ci siamo riuniti, abbiamo cominciato a discutere di quelle che sono le problematiche del nostro settore e abbiamo scritto una piattaforma. All'inizio eravamo contrastati, pur essendo anche rappresentanti aziendali della CGIL, contrastati dalla stessa CGIL, dalla stessa categoria. Fortunatamente non dalla compagna segretaria, però da tutto il resto della struttura eravamo ostacolati. Siete scemi, siete pazzi, ma che volete, ma quando mai, ma pensate semplicemente a stare a lavorare. E invece abbiamo fatto questa cosa di auto-organizzazione, al di là sia del partito, al di là del sindacato, ci siamo messi e abbiamo scritto una piattaforma.